sopra la parola L'idea della mostra è raccontare attraverso la messa a confronto del percorso biografico di tre artisti che hanno in comune la nascita a Urbino, raccontare attraverso le tappe maggiori del loro percorso biografico e stilistico il grande passaggio dal 400 al 500. Il disegno preparatorio di Raffaello per la risurrezione oggi a San Paolo del Brasile, opera di precisare la data diciamo della presenza di Viti a Roma a fianco a Raffaello. Raffaello viene cresciuto come gli antichi con un'idea di aggiornamento, che in realtà l'idea dell'aggiornamento è di tutti gli artisti in questo momento, ma il modo di Raffaello di costruire il proprio linguaggio combinando molti modelli diversi e creando un linguaggio nuovo è assolutamente speciale per lui ed è il frutto della sua educazione umanistica urbinate. Se volete aggiungere qualcosa, so che venite solo da... We expect that in the Raphael year a lot of people will go to Florence, to Rome, to see his works, but they have to come also to Urbino. Who is not going to Urbino in the Raphael year, we can say, did not understand Raphael, because it's very important to know where he is born and what was his first education. I think we have to imagine Raphael in his time as the most modern artist of his time. He was the most contemporary artist and everybody knew that. It was not that after his death they said what a big artist he was. Everybody knew he is up there, he is the genius, and everybody else is the second level, apart Michelangelo and Leonardo of course.